Josep Bilbao, presidente del Partito della Sinistra Europea. A Firenze, alla festa nazionale di Rifondazione, abbiamo avuto un incontro tra gli iscritti individuali al Partito della Sinistra Europea, concluso da Heinz, che ci ha detto di questa proposta del partito di sviluppare una vera e propria campagna per un'alternativa di ricostruzione dopo il Covid. Se ne parli, Heinz? Come Sinistra Europea abbiamo discusso, abbiamo approvato e anche promosso una piattaforma, la Corona Crisi e le conseguenze per la politica europea. Questa piattaforma ci serve come base per una campagna sotto il titolo Protect the People, Not the System, protezione del popolo, non del sistema. Noi siamo convinti che ci vuole un'altra politica adesso, combattendo la crisi, vuol dire in primo luogo la protezione della gente, della popolazione, questo è il primo luogo, però ci vuole anche un'altra politica economica, veramente con investimenti per quanto riguarda i servizi pubblici, in particolare la sanità, però anche investimenti per la trasformazione sociale ecologica, cioè il Green New Deal. E ci vuole anche un altro ruolo della Banca Centrale Europea per finanziare questo piano di investimenti. Siamo preoccupati per quanto riguarda la democrazia, non vogliamo ridurre i diritti democratici, anzi vogliamo difendere la democrazia. È per noi molto importante, essenziale, un impegno per il disarmo e la pace. Dobbiamo rafforzare, migliorare l'impegno per il disarmo e per la pace. Credo che è ora di prendere una nuova iniziativa per una politica di distensione. E naturalmente per noi è molto importante anche la solidarietà internazionale. Siamo di fronte a una crisi globale, ci vuole una risposta da parte della sinistra, una cooperazione più forte delle forze progressiste sul livello globale. Questo come base per una campagna, e credo che con questa campagna possiamo fare più visibile la sinistra in Europa. Ci vuole una forte sinistra europea proprio in queste condizioni di cui stiamo affrontando. Grazie Heinz, buon lavoro e saremo sicuramente impegnati insieme. Grazie. Grazie.